In Serie C parte la volata finale, l'attenzione soprattutto è rivolta nella zona playout dove è precipitata la Gelbison che affronterà in casa uno scontro diretto con la Viterbese, una gara assolutamente da vincere come hanno ribadito il direttore sportivo Pascucci e soprattutto l'allenatore Gianluca Esposito. La Gelbison dispone di tutti gli uomini per questa gara per cui non ci saranno problemi di scelta, il modulo sarà riconfermato il 3-5-2, una giornata importante anche per le dirette antagoniste, infatti il Monterosi penalizzato di 2 punti per mancato pagamento IRPEF ospita il Picerno, l'Andria che chiude la classifica se la vedrà con la Turris, mentre il Messina che è appena fuori dalla zona playout ospita il Foggia che ha un nuovo allenatore, il quarto della stagione. Con i Satanelli è tornato in panchina Delio Rossi, ex Salernitana e Lazio. Per quanto riguarda la zona alta della classifica, il Catanzaro va sul campo del Giuliano, Catanzaro ormai in Serie B. Il Crotone, che è certo di avere il secondo posto, se la vedrà con il Taranto, invece il Pescara di Zeman ospiterà il Francavilla. Invece in Serie D si torna in campo dopo la sosta per dare spazio alla Viareggio Cup, il Santa Maria Cilento che punta a consolidare la posizione centrale della classifica e quindi conservare la categoria con tranquillità va sul campo del Ragusa. Per questa gara il tecnico di Gaetano recupera anche l'attaccante catalano, tra l'altro ex di turno. Invece è una sfida tra due squadre che hanno ormai detto tutto, il Catania ormai promosso in Serie C, ospita il Lamezia che ha tenuto testa ai siciliani per buona parte della stagione per poi cedere nettamente. Anche il Locri, seconda forza del girone, ospita la Cittanovese, invece il Paternò se la vedrà con la città di Sant'Agata. E infine per quanto riguarda l'eccellenza, 15ª giornata di ritorno, tutte le gare di sabato ad eccezione del match tra Agropoli e Buccino che non si gioca a Guariglia perché è impegnato proprio dalla Gelbison, e invece la squadra delfina giocherà a Capaccio domenica alle 16. Sabato invece da seguire per quanto riguarda il secondo posto, la sfida che vede appunto l'Agropoli e la Scafatese lottare, i Canarini saranno di scena sul campo del Giffoni Sei Casali.